Una frana di grosse dimensioni si è staccata sulla strada comunale che collega Massa ai paesi di Casette e Caieglia. Isolati, due paesi di montagna, circa un migliaio di persone, anche se il comune sta cercando di rendere agibile una strada sterrata e costeggiata da folta vegetazione per assicurare almeno il passaggio dei mezzi di soccorso. La frana si è staccata a seguito della bomba d'acqua di questa mattina che ha colpito il territorio alle 7. E sempre per il maltempo, un albero è crollato sul litorale pisano e ha danneggiato lievemente un furgone in transito, fortunatamente nessun ferito. Una maxi rissa ha coinvolto 40 detenuti, alcuni dei quali sono rimasti seriamente feriti. Ancora tensione nel carcere fiorentino di Sollicciano, secondo quanto rivelato da Leo Beneduci, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria OSAP. La rissa è scoppiata al campo sportivo. Secondo l'OSAP, le principali responsabilità di una situazione che peggiora ogni giorno e vede il venir meno nel carcere fiorentino delle regole della civile convivenza sono da ricercarsi negli errori di gestione della direzione e nell'inerzia del provveditore regionale che non hanno saputo cogliere adeguatamente gli allarmanti segnali di questi ultimi due mesi.